Io ho il massimo rispetto, ho un massimo rispetto di tutte le persone che ad oggi sono candidate nelle mie liste, ma ho un massimo rispetto di tutti gli ex amministratori che stanno sostenendo il mio impegno per questa campagna elettorale. Tutti sanno che io sono il candidato a sindaco, quindi non potrei tradire le aspettative di tutti coloro che già si sono candidati nelle mie liste, che sanno che il candidato a sindaco sono io. Quindi io non ho proposto nessuno, mai. Ho sempre sostenuto che il candidato a sindaco sarei io, sono io, pertanto vado a confrontarmi e vado a discutere in tutte le sedi opportune di eventualità di coalizione o altro, ma che significa un'altra cosa. Lei parla di liste al plurale, ma ha già delle liste? Allora, io personalmente già ho due liste conformate, sto lavorando a una terza lista per quanto mi riguarda, ma questo tiene esclusi al momento gli ex consiglieri e assessori comunali. Quindi io sto lavorando con impegno massimo a quello che può essere la prossima campagna elettorale. Non tradirò, come non ho tradito la città, non tradirò mai chi ha dato adesione alle mie liste, non tradirò mai coloro che mi stanno supportando, ex amministratori, in questa campagna elettorale. E quindi nella lista non ci sono gli ex consiglieri? No, allora è bene precisare questo. Io ho detto che ho già due liste conformate, escludendo i consiglieri, perché i consiglieri saranno collocati all'interno delle liste chiaramente dopo che ci saremmo visti e dopo che avremmo concordato azioni comuni. Questo è architetto, mi scusi, ma noi adesso siamo abituati a vedere questa, mi permetta il termine, minestra riscaldata, perché in tanti anni che io seguo la politica da giornalista vedo che sono sempre gli stessi nomi a proporsi e sempre gli stessi nomi che poi alla fine fanno qualcosa per danneggiare chi viene eletto oppure non fanno nulla per la città. Non sarebbe il caso di cambiare completamente, eliminando quelli che hanno già dimostrato di non avere valore? Allora, per quanto mi riguarda, sicuramente saranno prese delle distanze rispetto a certi consiglieri, rispetto a certe persone. Ma la cosa che mi preme sottolineare, l'ho fatto anche in diretta a RTN, io ho mosso un appello, ho prodotto un appello a tutti i cittadini aversani, soprattutto a quella classe di cittadini aversani che potrebbe e dovrebbe impegnarsi per il bene comune a darci una mano a supportare azioni che avevamo messo in campo per il bene di Aversa. Quindi io rinnovo l'appello. L'appello è quello di dire a queste persone di non starsene alla finestra, di non stare nei loro studi professionali o quantomeno impegnati nelle loro attività lavorative, ma di scendere in campo. Solo così si può cambiare una classe dirigente, ma con la partecipazione, altrimenti è ovvio che ci troveremo sempre di fronte alle stesse persone e questo è un danno per la città sicuramente. E purtroppo si tratta di persone che si improvvisano dai politici dalla sera alla mattina e pensano di sapere amministrare una città solo perché magari fanno il salumiere, faccio per dire, e quindi governano un negozio, un'attività commerciale, quindi loro pensano che se so fare il salumiere saprò fare anche il sindaco o il consigliere. Allora Antonio, proprio sulla questione salumiere io posso sostenere un principio molto sano. Ci sono commercianti, ma ci sono tanti cittadini che si impegnano in proprie attività che sarebbero in grado di governare la città di Aversa. Anche un salumiere, anche un operatore, un lavoratore, ma anche un operatore economico potrebbe dare il suo contributo. Chiaramente il contributo che possono dare queste persone sono ben accetti, ma c'è bisogno di una guida certa, che mette in campo energie per far sì che Aversa diventi veramente il fiore all'occhiello di questa realtà. Noi lo stavamo facendo e sotto gli occhi di tutti quelli che abbiamo fatto, parliamo con atti concreti, hai voglia a dire minoranza e i quattro che sono andati a firmare, che non so cosa avremmo fatto o non avremmo fatto, certamente sotto gli occhi di tutta la nostra attività. Quello che è strano ed è singolare è che ci sta un consigliere tra i quattro che è andato a firmare, che plaude alle azioni dell'amministrazione,
arrogandosi addirittura il diritto di dire che le ha messe lui in essere. Bene, se così fosse, non capiamo perché poi è andato a votare. E chi è questo consigliere? Ma dalle dichiarazioni che mi pervengono e dagli articoli di giornale mi pare che sia un consigliere, mi sfugge il nome in questo momento, ma mi pare che sia uno dei quattro consiglieri che ha fatto un plauso all'amministrazione per attività messe in essere che si stanno concretizzando e poi è andato a votare. Certo, la coerenza per questa persona è un punto preciso di osservanza e voglio dire anche di intelligenza suprema. Plaude all'azione dell'amministrazione e poi è andato a firmare. Lascio ai cittadini l'ardua sentenza. Ultima domanda, considerando che oggi è il 6 marzo, quel fatidico 6 marzo che il TAR deve decidere sul ricorso, lei praticamente pensa che questo ricorso verrà respinto in maniera definitiva perché ha attaccato già la campagna elettorale? Allora, al di là del ricorso, oggi a mio avviso non succederà nulla. Non succederà nulla oggi e noi stiamo aspettando i risultati. Io non parlo se non prima aver acquisito certezze. Questa è la mia preoccupazione. Non posso dire, non posso rappresentare cose che succederanno da qui a qualche ora. Sono certo che oggi non accadrà nulla, si andrà avanti, continueremo a fare la campagna elettorale